trova Torino, alle mie spalle c'è la Mole Antonelliana che dal 18 al 23 aprile si colorerà di arcobaleno in occasione delle giornate della 38esima edizione dell'Overs Film Festival. Quello torinese è il più antico a livello europeo, il più antico festival a tematica LGBT. Questa mattina proprio qui alla Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema di Torino, è stata presentata in conferenza stampa il programma di questa edizione. Allora siamo andati a capire quali sono i lavori selezionati e come affrontano la tematica nella nostra contemporaneità. Fisico, cioè gente che fisicamente si prepara, esce di casa, decide di andare a vedere un film, decide con chi andare a vedere il film e condivide le emozioni con gli altri. Quando tu sei seduto su una poltrona del cinema e senti l'altra persona che si sta commuovendo come ti stai commuovendo tu, queste emozioni si decuplicano, quindi è importante andare fisicamente al cinema. Torino Lovers e Lovers Film Festival è una bella vetrina di cinematografia a tema. Noi abbiamo la possibilità e la fortuna di poter selezionare film che non si vedrebbero in altri luoghi, quindi è anche un percorso di scoperta di nuovi talenti e di nuove voci che di solito non possono essere se no viste sul circuito mainstream, diciamo, e ogni anno siamo sommersi dai numeri e dai titoli. Quest'anno abbiamo scelto più di 50 titoli tra cortometraggi, lungometraggi e documentari che nell'arco di 6 giorni invadono un po' la città, invadono il cinema massimo per far conoscere tutta una parte di mondo che non tutti sono in grado di vedere. Si parlerà del fenomeno delle drag queen da un punto di vista però sentimentale, cioè si scopre qual è la vita privata. Ci sono due film straordinari, uno americano e uno francese, che aprono e chiudono il nostro festival proprio su questa tematica. Poi ci sarà il tema della violenza omofoba in tante parti del mondo. Apriremo delle finestre sulla Nigeria e sull'Iran con dei lavori in concorso. Poi si parlerà della violenza a casa nostra, sia di tipo omofobo ma anche della violenza femminicida. Io citerei due titoli, uno canadese che si chiama Soft. Questo film rende molto l'idea di come la coscienza di sé prescinde dall'età e come il fatto di accettarsi e di lottare per potersi mostrare per quello che si è uno dei, diciamo, pilastri della crescita di una persona. Un altro film che io segnalerei è Alma Mula. Alma Mula, film argentino, coproduzione italiana, uno dei rarissimi esempi di film a tematica LGBT di genere, quindi questo è un horror thriller che si svolge nelle campagne argentine. E poi anche temi divertenti, l'amore. Se un film è bello, non è importante se l'amore che viene narrato è tra due uomini o tra una donna, ma come viene narrato e commuove tutti.